Lutto improvviso per l'Inter e per l'Italia intera. Muore un ex giocatore. Il calcio è sotto shock, ci lascia improvvisamente un grande campione. Un fulmine a ciel sereno scuote l'ambiente nerazzurro a poche ore dalla delicata sfida di Champions League contro lo Young Boys. L'ambiente nero-azzurro è scosso. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. Il calcio italiano è in lutto per la scomparsa di un ex calciatore dell'Inter, deceduto a seguito di un malore improvviso durante una partita tra amici. La notizia ha lasciato attoniti tifosi e compagni, gettando un'ombra su un momento già carico di tensione per il club. L'episodio tragico si è consumato a Piacenza, dove l'ex atleta, mentre giocava una semplice partita con vecchi amici, si è improvvisamente accasciato a terra. Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi e il trasporto urgente all'ospedale Guglielmo da Saliceto, non c'è stato nulla da fare. I medici, purtroppo, hanno potuto soltanto constatare il decesso. Luigi Rocca era ben noto per la sua carriera calcistica iniziata nelle giovanili dell'Inter, dove militò durante la stagione calcistica dei primi anni 80. Ricordato non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per il suo carisma, la sua figura sarà per sempre legata alla storia del club. La sua tragica morte arriva pochi giorni dopo un altro grave lutto nel mondo del calcio: la scomparsa di Gaetano Salvemini, storico allenatore e figura emblematica che, all'età di 82 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile. La sua carriera è stata costellata di successi, ma è noto soprattutto per essere stato il primo allenatore a portare l'Empoli in Serie A nella stagione 86-87. La commozione è palpabile e anche il grande Sandro Mazzola, ex compagno di squadra di Salvemini all'Inter, non ha potuto nascondere il suo dolore. La perdita di un compagno di squadra, anche dopo tanti anni, è sempre una ferita difficile da sanare. In questo momento di lutto, ci uniamo al cordoglio per la scomparsa di queste due figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del calcio. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia dell'ex calciatore dell'Inter e a tutti coloro che lo hanno conosciuto dot, ma ora la domanda rimane. Come reagirà l'Inter a questa perdita proprio alla vigilia di una partita decisiva? Sarà in grado di trovare la forza per onorare la memoria del suo ex giocatore in campo? Lasciateci il vostro pensiero nei commenti.